Volevo chiedere un minuto di raccoglimento per ricordare la figura di Eugenio Sumi, la moglie di Roberto Sumi, che peraltro ha donato al Comune di Gante l'archivio del marito più antichi, che ora sono presso il Comune e parte delle sezioni documentali, che è un patrimonio importante della nostra comunità. Si tratta di una persona che ha sempre tenuto nel cuore la nostra isola e che vorremmo ricordare con un minuto di raccoglimento. In più, volevo anche ricordare la figura di Claretta Cerio, che è stata una persona con marito, che è sposata molto giovane, stata una delle figure che ha animato in quel periodo la vita culturale di questa nostra comunità. Quindi chiedevo Consiglio Comunale un minuto di raccoglimento per ricordare queste due figure che hanno dato il loro contributo all'attività culturale, all'immagine positiva di questo paese, di questa nostra isola, e che meritano il nostro ricordo. La parola al consigliere Cotone. No, solo per condividere quanto detto da Zina e quindi unirci in maniera convinta anche noi al saluto proposto dal sindaco. Quando metto all'ordine del giorno, il sindaco ha due comunicazioni per il Consiglio. La parola al sindaco. La prima, volevo comunicare al Consiglio che la nostra assessora Paola Mazzina, ha ripreso le deleghe dopo un chiarimento sul sindaco, con il sindaco, in particolare per il sindaco ha assicurato alla nostra assessora che ci sarà attenzione particolare sulla questione della trasparenza, in particolare delle società, che sarà molto necessario assicurare nella prospettiva, cambio di uomini, cambio di metodo e molta attenzione anche alle figure tecniche che diciamo, si dovranno essere individuate dentro le società per avere maggiore trasparenza possibile. Paola Mazzina aveva in sostanza chiesto, diciamo, ribadito questo aspetto per quello che abbiamo detto per la nostra parte in campagna elettorale, quindi diciamo, c'è stato un impegno da parte del sindaco ad un impegno sicuro per quanto riguarda cambio di metodologie, trasparenza, individuare gli obblighi che girano attorno. In questo paese cercano di influenzare molto spesso scelte che, diciamo, che possono essere fatte. Lei ha accettato questo confronto e questo chiarimento, ha dimesso, è rientrato, nelle sue competenze, e quindi da oggi è operativa per quanto riguarda l'amministrazione in piena attività con la sua presenza per quanto riguarda le deleghe, e quindi andremo rapidamente a svolgere le nostre attività. Tanto che già lunedì abbiamo un importantissimo impegno a Napoli, siamo stati convocati dalla regione di campagna presso il Comune di Porto alla vicenda di collegamenti marittimi, perché stiamo facendo una pressione enorme su
questo argomento, per cui col Comune della Garda abbiamo già un primo confronto con la Regione, con l'ammiraglio in persona, per mettere le basi per vedere cosa bisogna fare di questa situazione che oramai da qualche tempo è sfuggita la cena di mano e che ci sta creando un sacco di difficoltà. La seconda comunicazione è che abbiamo avuto nei giorni scorsi, l'ultima riunione di questo tavolo tecnico con la LASL, che dà frutti concreti, visibili, reali, e che quindi diciamo, ha visto la partecipazione delle categorie, tutte volte in maniera molto positiva, ha visto la partecipazione dell'amministrazione comunale e in particolare ha visto la presenza del capogruppo, del dottor Galazzi, che è delegato alla sanità, ma anche la presenza concreta, fattiva, questa volta delle FAP, ma anche del capogruppo Bozzolo. Noi siamo contenti di aver lavorato su questo tavolo, che dimostra che il dialogo, che diciamo, la determinazione condivisa sugli obiettivi ha diciamo, iniziato a portare risultati concreti. Mi farebbe piacere su questo argomento sentire anche la voce di chi ha partecipato, perché non vorrei che si pensasse che questa è una vittoria nostra, mia personale, oppure diciamo, vorrei che si testimoniasse che cosa viene fatto in maniera concreta, perché è facile parlare e chiacchierare e diciamo come al solito denigrare. Il problema è che però le cose si stanno ottenendo concretamente. Allora io vorrei che chi ha partecipato dicesse se si sta dicendo una bugia oppure se non ha dato proprio contributo serio a questo tavolo dell'ospedale, che è un problema strategico, tra le altre cose, probabilmente finanzia anche la luce, perché finalmente abbiamo un interlocutore serio, che è come se l'altro direttore dell'altro, dottore ingegnere Bertolini, serio, competente, puntuale, che diciamo sta venendo incontro alle legittime richieste del nostro diritto alla sanità, che questo è solo un diritto estivo, adesso è un diritto per tutto l'anno, quindi diciamo è un programma che stiamo portando avanti. E quindi mi farebbe piacere che questo che è l'argomento, uno degli argomenti più importanti per la nostra comunità, si diceva necessariamente tecnicamente cosa è stato fatto, perché è importante che lasciamo traccia di queste cose, diciamo, non le, diciamo, le solamente diciamo, parliamo a volte a buio senza sapere di che cosa si sta facendo. Quindi io mi farebbe piacere che c'è il debate, però non volevo evitare di leggere il debate, ma chi è stato presente, diciamo, a me dice se proprio con sicuro che è importante questa situazione. Grazie. La parola al consigliere Grazie. Grazie Sindaco di questa introduzione e questa precisazione che hai fatto. Sicuramente questo è un argomento che sta particolarmente all'attenzione di tutti, di tutta la popolazione, di tutti noi naturalmente, e abbiamo visto a parte la sensibilità con cui sono state recepite le nostre istanze da parte della Direzione Generale dell'ASL, che con una prima riunione ha immediatamente, poi dopo, nell'ambito delle possibilità tecniche, di concretizzare alcune delle nostre richieste, tipo per esempio quelle del mantenimento della seconda ambulanza, quella dell'attivazione di alcuni ambulatori, l'inizio dell'attività di un ambulatorio di tipo a cui tenevamo particolarmente per evitare dei disagi notevoli ai pazienti di cambio, quell'attività della terapia marziale, sarebbe la terapia a base di ferro endovena, trasfusione da poterne ma questo in un secondo momento, l'attivazione dell'ambulatorio di
sono ambulatori che già esistevano e che poi a un certo punto sono stati interrotti per motivi, diciamo, per il pensionamento, di mancata divisione da parte degli operatori di questo settore, dell'otorino, la linguateria, e poi c'è un passaggio importante per quanto riguarda la dialisi, che ha intenzione di adottare un provvedimento che consenta l'attività di questa funzione tutti i giorni, non soltanto 3 giorni a settimana, però provvedendo sicuramente ad incrementare l'organico sia medico che infermieristico. La richiesta di tenere ancora in vita l'attività dell'elicottero di Montegagnano di notte pure è stata recepita, ma questa ci dicono che insomma, è da organizzare, dove è un po' più difficile tenere questo per motivi ovviamente tecnici, però è stato allo stesso modo recepito come gli altri argomenti. Ci sono sicuramente ancora altri settori. Per esempio sulla attività più prettamente funzionale dell'ospedale, l'incremento della dialisi, ci hanno informalmente della chirurgia, della medicina interna, della ginecologia con dei percorsi particolari, anche se le leggi non consentono certe attività in questo momento. Ci dovremo rivedere fra il 2 ottobre, se non erro, per eventualmente stabilire gli altri percorsi per le altre funzioni ospedaliere. È stato anche richiesto, spero garantito, anche un leggero ampliamento dell'attività dei sargeri, anche perché questo è riportato nel piano sanitario ospedaliero, che consente solo questi ospedali insulari e le comunità montane l'attività dei sargeri, quindi la possibilità di minimo di ampliare minimamente l'attività. Certo, non si possono fare questi interventi, non si possono fare interventi che prima erano si facevano tranquillamente, ma poi sono intervenuti leggi, regolamenti e piuttosto incisivi, che hanno costretto e hanno ridotto l'attività di questi ospedali, appunto insulari o delle comunità locali. È ovvio che bisogna arrivare, perché si era arrivato il momento in cui si era addirittura riduzione di quello che era consentito per legge, bisogna arrivare quantomeno a quello consentito per legge, cioè che riguarda l'articolo 70, che è il decreto 70, che riguarda quindi sull'articolo 70, sul decreto 70 in piano sanitario ospedaliero, che indica quali sono le attività e le funzioni di questo ospedale. Su questo e quindi dobbiamo quindi arrivare a queste funzioni. Grazie consigliere Grazzi, la parola al consigliere Falco. Buongiorno a tutti, grazie sindaco per la parola. Allora, in merito al tavolo intavolato in questo comune, insomma, insieme a tutti gli enti coinvolti e anche alle associazioni, è ovvio che abbiamo un apprezzamento in merito, anche perché abbiamo trovato un interlocutore, il dottor Bergolina, che effettivamente ha una fattività e ha una capacità riconosciuta unanimamente già all'ospedale Cartarelli di Napoli, che non abbiamo mai osservato prima. Però vorrei
che un attimino dovremmo fare un passo indietro, perché non è che il primo tavolo tecnico viene fatto e non è che finora non è stato fatto nulla, né precedentemente, no, perché sennò sembra sempre che non abbiamo fatto niente finora e sembra sempre che non abbiamo fatto nulla. No, non nel sindaco, dico in genere, sai, sembra che poi dicendo esatto, noi abbiamo tornato indietro perché comunque un tavolo regionale che è stato istituito e c'è un tavolo regionale a cui io esorto l'amministrazione comune a fare riferimento, perché il tavolo regionale è un osservatorio superiore che, per dire sempre, l'Unione fa la forza, unisce anche le altre isole, perché altrimenti facciamo una battaglia da soli, per esempio sulle rivolte abbiamo bisogno dell'appoggio di tutti, non soltanto delle comunità insulari ma anche delle comunità montane. Per cui, perché è un bene che serve non solo a noi, ma serve a tutti quanti. Quindi in questo senso bisogna tornare un attimino indietro e dire quello che è stato fatto precedentemente in questo senso. Quindi ovvio, massima soddisfazione. Il dottor Dorazzi già ci ha illustrato quello che è stato detto, massima soddisfazione per il fatto che l'ASL ha apprezzato anche l'attività chirurgica fatta, è stata concessa un ulteriore passo avanti, chiaramente con i limiti tecnici. Abbiamo anche, cosa detta, oltre alla terapia marziale, chiesta già dalla delegata alla sanità, abbiamo chiesto anche l'eventuale istituzione della moneta che è prevista dal decreto ministeriale 70 e abbiamo la possibilità anche di istituire la possibilità di fare donazioni in luogo che già viene fatto a Ischia con soddisfazione da oltre 20 anni. Quindi è una cosa per cui quindi ricordiamoci che abbiamo un accordo con la regione Campania che è stato sottoscritto dai sindaci delle isole e ricordiamoci possibilmente di, questo lo chiedo al sindaco, di mettersi in contatto con i sindaci delle altre isole anche sulla questione dei costi, perché voglio dire 80.000 persone sono più di 15.000, quindi voglio dire sicuramente sarebbe importante convocare quantomeno il rappresentante di Ischia, cioè il sindaco di Procida, per ritornare su questo argomento. Questo per quanto riguarda l'ospedale, quindi massima soddisfazione per il rientro di Paola Mazzina, perché abbiamo la fortuna che si è insediato il governo, abbiamo la fortuna che è stato nominato il ministro Costa, che già aveva preso un impegno con noi, quindi chiederei anche all'assessore Mazzina di spiegarci che cosa ha intenzione di fare, visto che so che è anche presente sull'isola, possiamo oggi, nei prossimi giorni, il ministro dovrebbe essere presente tante convegni sulle microplastiche e quant'altro, cosa ha intenzione di fare nell'immediato, perché magari il febbre non si batte finché è caldo, quindi forse questa è una cosa. E chiederei al sindaco, visto che è anche all'assessore, che si dovevano incontrare questa grande media, cosa intendono fare per il batto di Marina Piccola, che ci vengono segnalati sempre più pressanti, sempre più, ovviamente, di caro. Grazie. Grazie al consigliere Falco. Possiamo passare al primo argomento all'ordine del giorno? Ah, posso una domanda su Marina Piccola, quindi sull'area marina protetta, scusate, quindi trattiamo questo prima del primo punto. Intanto buongiorno e ringrazio il consigliere Falco per la domanda che mi viene rivolta. In effetti sull'area marina protetta appunto la delega, e prima appunto che io rimettessi le deleghe, compresa questa, già avevo avuto modo di confrontarmi innanzitutto con l'omologo Anacapesi che sta seguendo questa cosa, entrambi diciamo intenzionati ad andare nella direzione di dar seguito a quelle che sono state le iniziative intraprese dalla precedente amministrazione e appunto di raggiungere l'obiettivo. Per fare questo, come è chiaro, come secondo te questo che ha spiegato, è nostra intenzione non procedere con un atto di merito, nel senso che è evidente che il piene estate con tutti i disagi, che sostanzialmente i disagi e le problematiche connesse al caos che è tutto grave intorno all'isola, la tensione e le polemiche montano. È anche vero però che istituire l'area marina protetta, che deve essere molto chiara, significa sì contrastare soprattutto l'aggressione dall'esterno, ma significa anche fare dei sacrifici interni. Allora, lo spirito e il metodo che ci siamo dati sin dal primo momento, che intendo recuperare e portare avanti, è quello di procedere in maniera rapida verso quello che ci riguarda, chiaramente, verso l'istituzione dell'area marina protetta, però confrontandoci innanzitutto con tutti quegli operatori che in larga parte gridano giustamente all'assalto, al caos che c'è unitamente a tutti gli altri cittadini, però fare questo confronto continuo e
stato per ragionare insieme intorno alle modalità e alle zone da individuare che poi rappresenteranno chiaramente delle zone off limits per di accesso alla SIS. Quindi nell'ordine noi, intanto a stretto giro chiederò al Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti, il dottor Costantino Federico, di riunire la Commissione perché dobbiamo completare il percorso già avviato dalla Camera, ossia modificare il regolamento riguardante l'istituzione, la destinazione della tassa di sbarco, di una quella tassa di sbarco appunto a questo argomento. Immediatamente dopo poi daremo seguito alle riunioni in sede e poi al confronto con l'autorità preposta, in questo caso il ministro Costa, che fortunatamente dobbiamo dire è stato confermato nel suo ruolo, ci ha rinnovato ogni volta la sua intenzione appunto di andare in questa direzione e quindi noi rapidamente dobbiamo procedere. Anche perché chiudo, proprio sull'argomento e notizia apparsa recentemente che a favore di tutte le isole che in realtà per le quali è stata istituita l'area marina protetta verranno stanziate dalla Regione Campania delle risorse per la pulizia dei fondali. Quindi il paradosso è che soltanto noi potremmo rimanere al palo con questa situazione. Quindi motivo in più, diciamo, a valore aggiunto rispetto a questo ragionamento per andare avanti. Ovviamente sarete anche voi coinvolti in questo ragionamento. Grazie. Se assessore Mazzina aveva chiesto la parola prima al consigliere Federico. Non è lo stesso argomento, quindi se consigliere Dorazzi, sullo stesso argomento della precisazione. La precisazione sul quale argomento sull'ospedale Giuseppe. Un minuto. Sì. No, volevo dire, senza disconoscere il lavoro fatto da altre amministrazioni, sicuramente con altri tavoli tecnici, ma questa è la conferenza dei servizi che noi abbiamo evocato e quindi è un appuntamento costante, quotidiano, no, quotidiano. Mensile o quindicinale, e quindi è un confronto maggiore che si ha più frequente, ecco, per aggiornare, e quindi è un po' diverso dai tavoli tecnici. E poi volevo precisare che per quanto riguarda l'elicottero, noi ci siamo impegnati con l'elicottero, però l'elicottero, come ci è stato detto, serve tutta la campagna, e sicuramente non serve soltanto le isole minori, e serve tutta la campagna, quindi dobbiamo anche inserirci in questa organizzazione tecnica regionale che sicuramente non è semplice. Grazie. Grazie consigliere Dorazzi, la parola al consigliere Pietro. Che sia funzionato. Sì, no, volevo solo comunicare che non ho autorizzato, non ho autorizzato riprese che mi riguardano. Ovviamente non posso porre perché ho fatto riprese all'interno del video. Per quanto riguarda la mia persona, la parete, la dice, e quindi impedire che vengano fatte riprese della mia persona. Assolutamente. Poi volevo soltanto aggiungere un particolare sulla vicenda della commissione o del tavolo di lavoro che si è tenuto per la materia di sanità, sensibilità e capire. E devo esprimere tutto il mio rammarico è poco, per questo comportamento della dirigente ASL Napoli 1 Centro, che ha ritenuto di partecipare e intervenire a queste riunioni di tavolo cosiddetto di lavoro senza aver preventivamente avuto contatti su questi provvedimenti che poi ha adottato con l'amministrazione comunale e il sindaco. Trovo questo estremamente grave ed è quindi un elemento che intendo sottolineare. Non è pensabile che il sindaco di Capri non abbia l'autorità e il prestigio per gestire e discutere e avere provvedimenti relativi a questa materia, ma debba essere accompagnato da una rete alta di persone qualificate, eccetera, ma che evidentemente nulla hanno a che vedere con gli aspetti
istituzionale della città. Quindi io esprimo questo, questa mia solidarietà personale al sindaco, che appunto è fatto oggetto di questo, che io considero un'offesa di non riconoscere nel sindaco la capacità di rappresentare tutta l'amministrazione comunale e soprattutto di rappresentare tutta la comunità locale. Trovo un fatto estremamente grave e confermo i miei giudizi su questa riunione che si è tenuta, che certamente doveva avere ben altro modo di svilupparsi e tenersi, cosa che mi auguro avvenga in futuro con le prossime riunioni che sull'argomento sempre devono essere tenendo presente qual è la dignità di questo consesso comunale e di quella che è la persona del sindaco che rappresenta appunto l'amministrazione. Grazie. Grazie consigliere Federico, sarebbe il sindaco. Io sono molto commosso delle parole che ha detto consigliere Federico, ma perché non sono nato oggi so che il vero obiettivo non è quello di dimostrare la solidarietà su un fatto che non esiste, ma di delegittimare la mia posizione. Se avesse avuto modo di seguire la vicenda e di leggersi le carte, probabilmente sarei venuto a conoscenza che quando si è insediato questo tavolo che abbiamo voluto i due comuni insieme, consultandoci anche con tutte le forze politiche, anche presenti in Consiglio Comunale, avrebbe voluto vedere che noi abbiamo presentato un documento con richieste precise e il problema è che abbiamo scelto questa strada del confronto con le categorie perché era necessario che invece di continuare ad essere inondata da fake news continuamente sul territorio e di essere oggetto di una guerra verbale all'interno dell'ospedale, e di questo io chiedo a chi era presente ai tavoli se dico cose vere o non vere, abbiamo ribadito il concetto che questo è un argomento dove tutti dovevano sapere quello che è stato presentato anche dal gruppo di minoranza che ha presentato le sue proposte precise, perché parliamoci chiaro, qua bisogna che il consiglio bisogna vedere lei a quale gruppo appartiene, che il gruppo consiglia le sue alla parte e lei va dall'altra parte. E voi volete capire come dobbiamo funzionare anche in queste tavole di lavoro importanti dove c'è stato un contributo concreto da parte dei consiglieri del gruppo di Capriveri. Non è stato un contributo così, è stato un contributo determinato, perché qua, diciamo, su questa guerra dell'ospedale, i contributi seri che hanno dato i gruppi consigliari e anche poi coloro che hanno partecipato, che rappresentano, diciamo, l'istanza più diretta di tutti i cittadini. E questo metodo, questo non delegittima i sindaci, assolutamente, anzi rafforza i sindaci, perché noi dimostriamo di avere idee chiare, il Consiglio Comunale che ha partecipato ha le idee chiare e di riesce ad essere capace di recepire le istanze delle categorie presenti sul territorio, che alla fine sostanzialmente hanno detto quello che noi abbiamo sempre detto che di riesce non di portare avanti. Quindi assolutamente io non condivido l'intervento che invece interpreta il contrario, che la strategia ormai è chiara, che c'è una parte che tende a delegittimare il sindaco, cioè che non serve, l'altezza, eccetera, eccetera. Mi sono abituato ad essere calmo, tranquilli, i fatti si vedono alla fine di questa vicenda, tanto io diciamo non state tranquilli perché io non è a me talento non piace molto, mangio il panettone, mangio diciamo la tastiera, cioè tutto tranquillamente. Io sono tranquillo, io non ho niente da vedere con nessuno, quindi sono una persona molto solare nella mia, diciamo, attività, però ritengo che il metodo usato sta portando risultati concreti sul territorio di un confronto, e quando noi facciamo in modo che le categorie, gli articoli 32 vengono coinvolti, noi facciamo un bene, perché facciamo diventare un problema di tutti, non un problema dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione comunale. E abbiamo la fortuna di avere un interlocutore, il dottore Bertolini, per quello che mi riguarda, una persona concreta, operativa e seria, stiamo ottenendo quello dei risultati che sono partiti anche dalla passata amministrazione, per nessuno disconosce niente, per la volontà di questa siamo la continuità amministrativa, però per la volta incidiamo immediatamente sulle cose e sulle richieste e diciamo andiamo. Sulla questione dell'elicottero, qua mica parliamo del primo elicottero,
stiamo parlando del secondo elicottero, che poiché la Regione Campania ha fatto la gara per un solo elicottero, stiamo spingendo affinché il Presidente De Luca, utilizzeremo anche le isole minori per fare questo, mi sembra un giusto riferimento, stiamo spingendo affinché si faccia la gara anche per il secondo elicottero e diventa operativo, restando che una regione come questa popolosa ha bisogno di due elicotteri che camminano in altura. È stato, ora trasferiremo le somme della passata amministrazione, d'accordo anche con noi si è impegnata a dare per completamente le porte alla gara, perché i problemi reali sono questi, cioè un elicottero tanto può atterrare o non può atterrare, questi sono i problemi reali, la legittimità del sindaco è tutta riafferita. Poi il problema è un altro, il problema è che dobbiamo raggiungere gli obiettivi come li stiamo raggiungendo. Per me, diciamo, ritengo di rappresentare dignitosamente questo paese con la coscienza di raggiungere risultati concreti e ritengo che il lavoro che si sta facendo insieme, un lavoro che raggiunge, che sta portando dei risultati. Io la penso così, quindi per la massima, diciamo, che ognuno c'è la posizione, però registro che ci sono posizioni diverse all'interno del gruppo di Capriglia e mi permette di registrare, perché una parte con l'altra viene, si impegna concretamente ed è il contributo, devo dire la verità, anche determinante su delle cose, perché io non sono un tecnico, quindi diciamo ascolto quando si dicono le cose e l'altra dice che in realtà stiamo sbagliando, quindi registriamo anche questo. Grazie sindaco, la replica al consigliere. La replica che sarà benissimo, perché c'è un problema di merito e un problema di metodo. Per quanto riguarda il merito, è ovvio e naturale che la mia posizione sia la stessa rappresentata dal consigliere Falco da una parte e dal nostro capogruppo dall'altra. Quindi sotto questo profilo non c'è alcun dubbio che c'è piena e totale assonanza di posizione e di interessi con l'essere umano. Non esiste questa posizione. Esiste invece poi da parte mia una valutazione di metodo che ribadisco e confermo, e cioè che il comportamento del Presidente dell'ASL Napoli Centro è un comportamento offensivo nei confronti dei vertici dell'amministrazione comunale di Capri che appunto sono costretti ad passare attraverso questo tavolo per essere messi a conoscenza o informati di provvedimenti, di iniziative e di fatti che viceversa correttezza istituzionale avrebbe voluto che avvenisse direttamente con il vertice dell'amministrazione. Quindi non è affatto un comportamento, diciamo, falsato o un comportamento determinato dalla volontà di cosa. È il riconoscimento di errori di carattere istituzionale che vengono riferiti al sindaco di Capri e quindi conseguentemente al Consiglio Comunale e immodestamente quindi a chi ne fa parte. E quindi grazie. Grazie consiglio Pellino. Scusa Presidente, scusa la interruzione, la parola al sindaco. Mi dispiace ancora una volta che le carte non si vedono, questo è il punto, perché il dottore Verdoliva, prima di questo tavolo, ha avuto con il Presidio un rapporto strettissimo, continuamente, anche oggi, ogni iniziativa che fa la comunica prima i sindaci. Tanto è vero che se si fossero lette le carte, la convocazione degli incontri viene ai sindaci, siamo noi che abbiamo deciso di allargare le categorie, perciò le carte non si leggono, si fa solo una battaglia di delegittimazione del sindaco che non riuscirà, perché i fatti sono fatti. Il tavolo istituzionale è stata una richiesta fatta da me e da Alessandro Scopa, sentendo anche gli altri consiglieri, sulla necessità di allargare, perché altrimenti ognuno diceva la cosa come disinformato. Il tavolo, il confronto, le convocazioni arrivano, degli incontri sono fatti tra me, come sindaco, il dottore Verdoliva, l'ingegnere Verdoliva e il sindaco di Alacant. Sono le carte qua, non è che le carte sono le carte qua, le convocazioni che arrivano qua le faccio vedere. Dopo siamo noi che abbiamo deciso, state a vedere che verrete a scrivere, se ritenete, poi quando ci vediamo si sentirà anche le altre categorie, io non ho difficoltà, quindi di che cosa dobbiamo parlare? E questo è il problema, io rifiuto questa cosa, io rifiuto questo di legittima anche il lavoro dei consiglieri che attivamente
tuo gruppo partecipi in queste riunioni. E fanno bene a venire, perché questo è un argomento che non si parla così, questo è un argomento della comunità, è stato affrontato e è stato risolto. A me non mi interessa che diciamo posso andare anche a piedi fino a Santiago di Compostela, a me non mi interessa poco, anche scalza, a me mi interessa che i problemi si risolvono, e i problemi di Piana si incominciano a risolvere, altrimenti faremo le prime alle regioni, dove tante ne abbiamo fatte in passato, dove si parlava di tutto e non si trovava mai niente. Questo è quello che si deve fare, dobbiamo essere umili nella nostra vita. Grazie Sindaco, andiamo avanti con il primo. E vediamo fino a stasera. Semplicemente riportarmi alle dichiarazioni precedenti. Certo, assolutamente. Dopo questo è quello che si registra tutto. Si è verbalizzato tutto, poi chiaramente avrete modo di vedere i verbali nella seduta successiva. Quindi andiamo avanti col primo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, e chiedo quindi ai consiglieri se ci sono osservazioni sui verbali precedenti. Non ci sono osservazioni, per cui i verbali si intendono approvati. Passiamo quindi al secondo punto all'ordine del giorno, articolo 36 seguenti del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, interrogazioni. C'è all'ordine del giorno questa interrogazione del gruppo consigliare Capivera, che aveva ad oggetto il problema delle ambulanze, che ho messo per correttezza all'ordine del giorno, non immagino sia superato, dai tavoli, appunto, che sia stato superato, per cui non essendo sarà trattata quindi nel successivo consiglio comunale, il prossimo consiglio comunale. Passiamo quindi al terzo argomento all'ordine del giorno, che è il bilancio della Capi Servizi SRL, mandato al sindaco per l'approvazione del bilancio 2018, il relatore e l'assessore Ciuccio. Grazie Presidente. Allora, l'argomento che vi ho posto questa mattina è la raccolta dal sindaco per l'approvazione del in assemblea. Dare mandato al sindaco per esprimere il proprio parere in assemblea in merito al bilancio della Capi Servizi SRL. Noi questo argomento viene da un altro consiglio comunale che noi abbiamo inviato perché avevamo intenzione di, prima di procedere all'approvazione del bilancio, fare eseguire una revisione, diciamo, da un punto di vista contabile e gestionale, a una società di revisione, questo sia per la Capi Servizi che per il porto turistico. Purtroppo abbiamo potuto accertare che i tempi tecnici per fare questo non ci sono, in quanto le società preposte a fare questa attività ci avrebbero impiegato dai 6 agli 8 mesi di. Siccome abbiamo delle scadenze imminenti, purtroppo non possiamo procedere a questo tipo di controllo, però il sindaco proporrà agli organi amministrativi della società comunque di procedere a una sorta di revisione contabile e gestionale, anziché alle società di revisioni che appunto poi ottenuto ci avrebbero anche un costo, diciamo, abbastanza importante, comunque a dei professionisti esperti che facciano questo lavoro specialisticamente. Quindi raggiungeremo lo stesso risultato con minor tempo a disposizione e minori costi. Ciò detto, noi in effetti da un punto di vista politico, chi viene negli altri consigli comunali ha sempre votato, diciamo, contro i bilanci delle società, perché non condividiamo il modo, non abbiamo mai condiviso il modo di gestire queste società e soprattutto alcune operazioni che vengono fatte all'interno di queste società.
allora noi pur ribadendo e confermando tutti i giudizi negativi sulle linee gestionali della società, in questo caso la società dei servizi, portate avanti la precedente amministrazione, che viene poi trasfuso nel documento che andiamo ad approvare questa mattina, confermiamo tutte le contestazioni fatte negli anni precedenti, però in questa sede purtroppo riteniamo non poter né più rinviare l'argomento, né tantomeno non dare mandato al sindaco per l'approvazione in assemblea di questo bilancio, in quanto ce lo impone la legge. E perché ce lo impone la legge? Perché noi entro il 30 settembre dovremo approvare il bilancio consolidato, e senza bilanci delle società chiaramente il bilancio consolidato non potrebbe essere approvato. Ciò paralizzerebbe il comune, allora perché non si potrebbe fare più assunzioni, non si potrebbero eludere questa norma delle assunzioni attraverso appalti, servizi eccetera, insomma la chiaramente il comune verrebbe paralizzato, e quindi riteniamo doveroso assumerci questa responsabilità, e quindi nel mentre la linea politica dell'attuale maggioranza, dell'attuale amministrazione è coerente con la linea politica di quanto detto in 5 anni, da un punto di vista puramente contabile, da un punto di vista puramente formale, daremo mandato al sindaco per approvare questo bilancio, anche perché, soprattutto perché ci siamo accertati che questi bilanci, quindi questo che sto dicendo adesso vale anche per il porto turistico, questi bilanci sono corredati del parere positivo del collegio sindacale, del parere positivo del revisore contabile della società, dei dovuti pareri tecnici del comune, compresi anche il revisore del comune di Carpi. Quindi avendo tutti questi pareri da un punto di vista tecnico positivi, noi riteniamo di poter dare mandato al sindaco di mandare a trovare il bilancio in assemblea. Grazie. Parola al consigliere Bodoro. Allora, anticipando, io il mio voto favorevole all'approvazione del bilancio, quindi giungo alla stessa conclusione della maggioranza, dell'assessore Succi in particolare, con premesse veramente diverse. Io evidentemente ritengo che gli anni di queste società sono stati anni positivi, sia da un punto di vista tecnico, insomma, sono tutti vari ipotesi, sia dal punto di vista operativo, insomma, su strada. Noto invece negli ultimi mesi una difficoltà del servizio, ma prima di giungere a critiche inutili o troppo affrettate, mi rendo conto che l'insediamento in piena estate e la situazione estiva, che comunque porta ad un surriscaldamento dei servizi, è la cosa praticamente più complessa. Ma ovviamente il mio voto è, come quello del dottore Falco, saranno voti positivi, in quanto questo è un bilancio che si riferisce all'esercizio in cui gli amministratori del comune lavorano, quindi non possiamo che votare favorevolmente, anzi ci teniamo in questa sede anche a ringraziare gli amministratori, Costanzo, Luigi e Francesca, per il lavoro svolto. Grazie consigliere Bozzaoltre, la parola al consigliere Pietro. Grazie. Per quanto mi riguarda, nella qualità di consigliere comunale, comunico che il mio voto sarà di astensione sul provvedimento posto all'ordine del giorno e all'attenzione del Consiglio, in quanto non avendo fatto parte della consigliatura precedente, evidentemente con una posizione diversa nei confronti del Consiglio. Quindi il mio voto è di astensione. Ho avuto modo comunque di leggere e di dare comunque una votazione al Consiglio. Devo dire che dal punto di vista tecnico mi pare comunque ineccepibile. Quindi probabilmente l'approvazione è un fatto che ne viene di conseguenza. Però l'altro motivo per il quale
perché nella lettura del bilancio, anche se ovviamente nel punto politico non è diverso, ma comunque nel bilancio non trovo particolare attenzione al problema, al pericolo e al rischio che corriamo come comuni di capi nel perdere la gestione, l'affidamento con la concessione, che credo che sia l'argomento principe quando si parla del porto turistico, quando si deve trattare di questa importante infrastruttura. Credo che il campanello d'allarme debba essere assolutamente fatto suonare su questo tema e non, diciamo, dimenticarne l'importanza e la qualità, perché un'eventuale malaugurata ipotesi di perdita della concessione, sapete bene, avrebbe conseguenze drammatiche su tutta la vita della nostra comunità e in particolare quanto riguarda l'amministrazione comunale sindaco, che si trova di fronte ad un problema di estrema gravità. Non per la storia di questa fase, ma i rischi che si potesse avere una perdita della concessione sono stati rappresentati già in passato e finora si è sempre riusciti a risolvere questo problema. Oggi mi pare che questa minaccia abbia una maggiore, non dico solidità, ma certamente una maggiore spinta, una maggiore capacità di intervento di chi dovrebbe sostituirsi al comune di Capri nel controllo della società di gestione, quindi come concessione. Quindi anche per questo motivo io annuncio il voto di astensione, ma al tempo stesso questo appello a tenere al primo punto l'ordine del giorno di questa materia il rischio che sia buono. Grazie. Grazie consigliere Federico. Se non ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto, io porterei a votazione la delibera e quindi di dare mandato al sindaco di approvare in assemblea generale il bilancio della società. Voti favorevoli? Passerei quindi al quarto. Votiamo anche per l'immediata esigibilità della delibera, scusatemi. Favorevoli 11, astenuti 2, come prima. Trattiamo quindi il quarto argomento all'ordine del giorno, che è il bilancio del porto turistico e relatore l'assessore. Grazie. Parliamo adesso del bilancio del porto turistico, quindi quelle considerazioni che faceva il consigliere Federico, in effetti valgono per questo argomento e credo che il sindaco sia già ben avviato nella discussione della materia, soprattutto nella preoccupazione che ci indicava il consigliere Federico, perché in effetti noi dovremmo assolutamente in qualche modo far rientrare la concessione del porto turistico in quella, diciamo, generale, detta, diciamo, in breve la cosiddetta legge Salvini, la legge Salvini che viene, diciamo, prorogata per 15 anni le concessioni, eccetera. Qualche regione già sta facendo questi provvedimenti e quindi noi siamo fiduciosi per questo. Tornando al bilancio, valgono le stesse considerazioni fatte del bilancio della Capi Servizi, giudizi naturalmente negativi sul modo di fare delle spese nel porto turistico, come abbiamo già detto negli anni precedenti. Volevo ancora far notare che quest'anno è ancora, diciamo, di più evidente la degra gestione di questa cosa, perché noi abbiamo di fronte a un aumento di carichi di 500.000 euro, abbiamo un aumento di utili di appena 20.000 euro. Quindi vuol dire che questi 500.000 euro in più
passato, comunque si sono spesi in, come una volta si chiamava una festa e festicciotti, insomma. E quindi in effetti già questa era già questa del denota, diciamo, una gestione che diciamo, fa aumentare il valore della produzione, fa aumentare il ricavo, lo troviamo ancora una volta spiegato nella relazione di gestione, per questo fatto che appunto una congiuntura positiva che ormai da 3-4 anni, come avevamo già detto, come diceva, come dice lo stesso consiglio di amministrazione, soprattutto nel campo della nautica, che ha avuto uno sviluppo enorme negli ultimi anni, e quindi questo ha portato a questo aumento dei ricavi, che però non è stato, diciamo, poi non si è avuto poi nell'aumento dell'utile. Quindi confermando tutto quello che ti verbalizza, confermando tutto quello che abbiamo detto dalla Capi Servizi, invitiamo il sindaco a votare favorevolmente nell'assemblea. Grazie. Grazie Assessore Ciuccio, ci sono interventi? Consigliere Pozzaudra? Rifacendomi anche io all'intervento che riguardava il porto turistico, giungo alla stessa conclusione, ossia alla necessità di dare mandato al sindaco di esprimere parere favorevole in assemblea, ovviamente con delle premesse diverse. A mio avviso il porto turistico dal 2014 a oggi ha cambiato completamente faccia, una struttura all'avanguardia e degna di capi, non lo era nel 2014, quindi anche il bilancio del 2018 è un bilancio tecnicamente magari in tutti i pareri, un bilancio che continua ad essere in positivo, ormai è un porto del franco, tutti ecco, sicuramente ha inciso chiaramente quella che sono state una serie di situazioni riguardanti la nave con il diporto che come caratteristica è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni, ha inciso sicuramente una gestione attenta, e quindi anche in questa, anche questa volta ci vengo a ringraziare quelli che negli anni sono stati gli amministratori della società, e quindi ti annuncio il mio voto favorevole. La parola al consigliere Federico. Soltanto per questo argomento il mio voto di astensione, nuovamente partecipando appunto alla precedente amministrazione, quindi mi sembra logico che posso esprimere invece voto di astensione con una piccola postilla, e cioè del problema politico che comunque si pone, quindi approfitto di questa occasione. Consigliere, però le posso chiedere che magari continuate a uscire un po' più il microfono, altrimenti non la sentono. Sì. Va bene, questo modo. Dicevo, l'argomento con riguardo a questo argomento specifico dei servizi, del campo di servizi, che aprire il famoso dibattito sulla unità, non sulla unità di servizi, sulla carta servizi, l'intesa con il comune. Penso che sia mandato un tempo per cui questi servizi vengono nuovamente, dopo l'esperienza negativa, dopo il passato, se non ti ripeto, ma penso che sia un argomento assolutamente da riprendere, quello della gestione comune, comunicata comunque la carta questi servizi. Grazie. Grazie consigliere Federico, a questo punto possiamo mettere in votazione, quindi dare mandato al sindaco di approvare in assemblea anche il bilancio del porto turistico. Voti favorevoli? 11, astenuti 2, contrari nessuno. Votiamo anche per dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile. Voti favorevoli 11, astenuti 2 come prima. Passiamo quindi all'ultimo argomento all'ordine del giorno, che è la presentazione del DUP, il documento unico di programmazione, che è già stato allegato alla delibera di giunta, è stata già approvata in giunta, e quindi il relatore è l'assessore Ciuccio. Sì, questo è un argomento prettamente tecnico, e oltretutto non si vede, non si vuole dire, ma solo una presa d'atto di quello che praticamente viene fatto prima in giunta e poi il consiglio viene messo a conoscenza. Diciamo che questo è un documento prodromico all'approvazione del bilancio di previsione ed è proporre linee strategiche dell'amministrazione, e in effetti non è altro che il programma della
poi verrà trascuso nel documento del bilancio annuale triennale di previsione. Quindi con questo abbiamo dettato, diciamo, le linee strategiche dell'amministrazione e ci proponiamo di presentare al più presto l'aggiornamento di questo documento, come si chiama, con poi la relativa presentazione del bilancio di revisione, che noi contiamo di fare al più presto in modo da poter andare avanti già dall'inizio dell'anno prossimo, nel 2020, attuale quello che andiamo in questo momento a leggere nel gruppo come criteri, diciamo, basilari strategici. Grazie. La parola al consigliere Bodora. Sì, allora intervengo onestamente per esprimere una serie di, insomma, leggendo il gruppo avevo visto alcune cose, quindi mi ero segnato alcuni appunti, poi per la verbalizzazione ce l'ho scritto e rimando sì, via me. Grazie. Vedevo effettivamente delle cose, meglio delle cose, appunto il centro di violenza nel gruppo si parla di voler attivare, in realtà si tratta di qualcosa che si è già istituito nella scorsa consigliatura, quindi è un lavoro che deve essere soltanto di ripresa, insomma, di questo tipo di attività, così come su altri argomenti. Però la cosa che mi aveva fatto soffermare un po' più attentamente era la questione dei lavori pubblici, perché insomma io ritengo che insieme ai servizi sociali siano poi l'argomento che fa più capire l'attività di un'amministrazione, quella che lascia il segno nel tempo e così via. Faccio dei rilievi di merito sono in qualche modo di questo tipo. Noto nel piano triennale e annuale triennale una assenza completa di un riferimento allo trattamento delle barriere architettoniche, e questo è un dato che mi dispiace e preoccupa, gli interventi di via Acquaviva, via Certosa, via Roma, spiaggia pubblica di Palazzo a Mare, sono fatti dei passi avanti importanti nell'ultimo quinquennio, qui manca qualsiasi riferimento. Manca qualsiasi richiamo, mi pare di vedere, a via Don Giobbe Rocco, per il quale risulta che sei altri del comune un progetto eseguito dell'ingegner Cerrotta. Almeno una parte ce l'è sicuramente, poi non c'è stato completato, perché abbiamo fatto tutto, non solo la scuola dell'altro. Così come. Preliminare però ci sta, quindi poteva seguito. Io ricordavo che era la cosa seguita che deve essere consegnata. Io ricordavo che era seguito, non sbaglierò. Idem per quanto riguarda le biglietterie di Marina Grande, il tanto citato basolato che si portava molto nel maggio 2019 è programmato soltanto per il 2021, tra l'altro riguarda il recupero di basolato in generale, quindi non si sa se Marina Grande, la piazzetta, di Vittorio Emanuele e quant'altro. Noto che seppur nella parte descrittiva vengono citati via Piazza d'Europa e via Provincia di Marina Grande, nella scheda non vedo onestamente riferimenti invece a questi interventi. E poi al di là di queste cose che sono di me, e quindi ovviamente sono valutazioni politiche che chiaramente ci trovano spesso in posizioni contrapposte, ho delle perplessità anche di natura tecnica, perché per due motivi: una volta, quando gli interventi erano finanziati da dei fondi che provenivano da altro ente, c'era una colonna a parte, no? Sergio te lo diceva, no? Penso che questo esempio interventi efficienza energetica, il primo intervento, questo circa 1 milione di euro, è il milione che proviene dal Ministero dell'Ambiente, l'abbiamo ottenuto noi qualche mese fa, e quindi credo, di solito era citato che proveniva da un altro ente, non mi sbaglio, è vero questa cosa. Quando era un terzo ente a registrare, non c'era scritto segnato, mi sbaglio. Questo però non è una cosa importante. Quello che invece mi perplime è vedere degli interventi già nella prima annualità che però non hanno neanche uno studio di fattibilità economica approvato, cioè per esempio messi in sicurezza di via Bruco 2 milioni, 1 milione, quindi significa innanzitutto che se sta nella prima annualità la legge direbbe che tu è la prima annualità per l'intervento, poi la letteratura ha chiarito che l'importante è concludere l'appalto e quindi affidare il lavoro fondamentalmente. Già questo mi lascio per presto,
perché chiedono un lavoro di 5 milioni di euro, da qui al 31 dicembre difficilmente riesca a essere attivo. Cioè, capisco la scelta simbolica di voler fare un intervento forte sul mio gruppo, però allo stesso tempo tecnicamente mi sembra improbabile che ci sia questa possibilità. E in più lo studio di fattibilità tecnico-economico per un valore di 5 milioni di euro non ci sta, ci sono degli studi di fattibilità tecnico-economico, ci sono dei preliminari, ma il preliminare non è più lo studio di fattibilità tecnico-economico, perché lo studio di fattibilità è molto più corredato di elaborati, di valutazioni di carattere contabile ed economico, eccetera, eccetera. Questo vale per tutti gli interventi sopra il milione, quindi anche per il rifinanziamento conservativo immobili comunali. Immagino che questo milione e 89 si riferisca all'internazionale, perché avevamo previsto un progetto per il rifinanziamento dell'internazionale. Però anche in questo caso, a parte che non mi risulta sia approvato un progetto, uno studio di fattibilità tecnico-economica, mi sembra anche improbabile che si riescano a fattare lavori per 1.089.000 in così pochi giorni dal momento che oggi è il 14 di settembre. Quindi io credo che queste cose rendano il DUP dal punto di vista tecnico non legittimo, non ha la fiducia di ritornare sulla parte relativa alle opere pubbliche. Questa è la mia considerazione. Al di là del periodo di merito che politici avevo fatto prima, secondo me è tecnicamente impossibile portare avanti un documento in questo senso. Tecnicamente l'assessore Giuccio molto solo per dire, innanzitutto quando c'è ignoranza, io mi assumo la responsabilità di dire che effettivamente dovevamo scrivere potenziamento come vogliamo, ribadiamo eccetera, però io voglio anche dire questo, che il centro di violenza che avevamo avuto questo finanziamento di 7.000 euro eccetera, ma abbiamo fatto, ma l'avete fatto, insomma, ma l'avete fatto sulla carta. Perché il centro di violenza, diciamo, è fallito completamente, questo dobbiamo darne atto, perché in effetti insomma qualcosa riesco ancora a capire, insomma. Infatti adesso di partire un nuovo progetto con un minimo di finanziamento regionale che abbiamo avuto. Però l'istituzione infatti, quindi. Però è scaturito anche da questo fatto qua, perché effettivamente se vogliamo dirla tutta, insomma, cioè, a parte il manifesto che ho visto giù alla Lega comunale per un po' di tempo, poi abbiamo avuto altre notizie, eccetera. Però giustamente dobbiamo parlare non di istituzione. Per quanto riguarda il documento tecnico, io prima in premessa ho detto che chiaramente questo gruppo, poi magari più tecnicamente la del sindaco, eventualmente il suo della Repubblica, eccetera. Però questo documento è un documento che abbiamo detto che noi dovremmo presentare il famoso documento di aggiornamento del gruppo, e tu mi insegni, perché come è stato fatto anche nelle precedenti amministrazioni, cioè le stesse cose che hai detto tu oggi le abbiamo dette noi negli anni precedenti, e voi ci avete sempre risposto giustamente che poi veniva aggiornato il gruppo con il bilancio di previsione. La cosa grave è che se noi lo prevediamo nel bilancio di previsione, non lo facciamo, là è effettivamente il problema grave del non rispetto del programma, degli obiettivi, eccetera. Ma il DUF è un documento strategico. È un documento strategico a cui dovrà fare sicurezza dal punto di vista tecnico, come dici tu, dovrà sicuramente seguire la parte dell'aggiornamento e poi del bilancio di previsione, per quale appunto noi ci guarderemo dei vari progetti, delle varie cose, poi vedremo effettivamente quello che riusciamo a fare entro il 2020, perché poi in effetti abbiamo avuto anche molto poco tempo, quindi dico sempre che le elezioni comunque visto dovrebbero farsi a ottobre o a gennaio, quindi questo è dal punto di vista tecnico. Le altre cose credo che, insomma, probabilmente anche dal passato, tu mi parli di un job lucro, di un progetto, eccetera, ma io abbiamo sempre contestato, quelli sono i famosi soldi di Terna, no? Sono progetti che vengono, insomma, veramente da 4-5 anni, che non vengono, o speriamo di farli noi, no, perché non lo so, per 2-3 anni. Io credo che i progetti, gli interventi che non abbiano studi di fattibilità tecnica e economica non possono essere riportati nel piano finale delle opere pubbliche, in particolare nella prima annualità. Ma questo non è che lo dico io, cioè queste cose già fatte, lo dice. Poi, perciò, è che il DUP sia, da questo punto di vista, tecnicamente non legittimo. Se mi sorprende che avevo
perché io capisco la spinta politica di dire metto 5 per sulle gruppe e cacciate le sbagliate oggi e subito, però tecnicamente non si può fare così, non è il punto, non è legittimo. E visto che è un documento propedeutico al bilancio, si rischia che non ci sia una documentazione, un atto amministrativo che è fondamentale per la vita dell'ente, perché se non approvate quel bilancio nei termini ci sono tutte le conseguenze che esistono, insomma. Se noi vediamo quello che è stato fatto negli anni scorsi, tutti avete la stessa situazione, dove c'è un altro Stato, tantissime voci, e noi le facevamo notare, che è impossibile che potesse essere ci portate avanti. Ma oggettivamente non è una questione critica, è così. Noi abbiamo fatto, stiamo facendo una ricognizione generale per tutti i lavori pubblici, anche perché ci sono in corso una serie di nuove iniziative dal punto di vista di finanziamento. Ad esempio, prendiamo il porto commerciale. È stato approvato il gruppo di lavoro tecnico, giusto, che dovrebbe fare un progetto reale per finanziare per questi 8 milioni di euro che la regione Campania, parte ci siamo legati alla regione, abbiamo fatto, eccetera, bisogna, i tempi sono stati un anno e mezzo per fare una gara, non è che delle colpa vostra, è proprio la procedura lentissima. Ma sì, la cosa lentissima, la cosa allucinante, eccetera. Ma per esempio, se vogliamo parlare delle biglietterie, questo fa parte di un discorso che prevede, che è previsto all'interno degli obiettivi che abbiamo, che dovremmo formalizzare, su come, che cosa, come andare a spendere questi 8 milioni. Perché ci sono una serie, diciamo, di cose anche in sede nuova. E allora bisogna avere il tempo di andare un attimo a riposizionare. La stessa cosa su altri lavori, cioè io ho notato, lo dico senza nessuna critica, che progettualità, diciamo, portata avanti, è di progetti molto comuni. Cioè oggi non abbiamo a disposizione un parco progetti capace di poter, diciamo, assorbire quello che ci sono le occasioni, ma non stanno avanti. Perché? Per scelte assolutamente, diciamo, non discutibili, cioè non è che può mettere nella questione delle scelte se sono buone o non sono buone. In realtà si è puntato su grosse cose, ma la progettualità sul territorio praticamente è quasi inesistente, voglio dire. Noi ora stiamo chiudendo, spero che il prossimo secondo anno questo discorso, che non è ancora previsto, il discorso dei bagni, quella cosa che evidenziamo, da Piazza di Matermani, stiamo definendo i particolari con la proprietà, perché ci sono dei problemi tecnici da dire, eccetera. Questo non è ancora previsto. Non è ancora prevista, certamente non basta una verità di fondo, perché la nota di oggi è finita, basta una verità sicuramente l'anno prossimo, perché in realtà veramente avuto già dell'approvazione massima per quanto riguarda la parte sull'indipendenza, che ci dice va bene, però bisogna fare gli atti veri e propri portati avanti, bisogna avere il tecnico, bisogna fare il progetto, fare la prova e poi andare in gara, ci sono dei tempi tecnici, vengono posizionati sul 2020. Questo probabilmente tutto quello che oggi stiamo facendo si verrà rivisto alla luce giusto di questa ricognizione generale che si sta facendo sulle cose che si possono, diciamo, realizzare sul finire dell'anno, perché l'anno 2018 è finito praticamente a settembre. Perciò va riposizionato, lo stesso discorso che riguarda le gruppe, e poi è interessante, diciamo, farlo in maniera che ripete cose si ha bisogno di fare, e in realtà va posizionato su degli interventi innanzitutto di manutenzione straordinaria, che in realtà sostanzialmente oggi non sono stati fatti per 5 anni. Quindi ci sono delle cose, bisogna ragionarci un attimo. Quindi questa prima parte deve essere riaggiornato in maniera complessiva, perché il nuovo sentito gioco di gruppo c'è un progetto preliminare, c'è un progetto esecutivo, quindi bisogna andare a fare. Quindi probabilmente bisogna ragionare in maniera complessiva, metterci tutti i soldi in modo da, senza che procediamo in maniera disorganica, questo voglio dire. La stessa cosa per
attuando quello che è previsto dal codice degli appalti di questo istituto delle manutenzioni fatte insieme, cioè invece di fare interventi a volte a pioggia come sono state fatte in passato, l'abbiamo fatto tutte quante, non voglio mettere a favore per questi motivi, probabilmente si deve fare un discorso organico di manutenzione complessiva con una sola parte, con una sola mano che fa il lavoro su diciamo, un vistello. Quindi questo diciamo, argomento di oggi a breve sarà rivisto alla luce di questa ricognizione complessiva che è stata fatta, che viene fatta sulle ore pubbliche al teatro posizionale, insomma le varie diciamo, voci, anche perché faccio solo un esempio. Ora un esempio, abbiamo ottenuto, abbiamo formalizzato un finanziamento di 780.000 euro dalla Radio Metropolitana che verrà destinato, l'assessore Luce Sindaco sta facendo sopra l'allargamento dell'inizio di via provincia di Marina Grande a Due Golfi, perché da una parte l'ex supermercato la fa i lavori quindi si arretrerà e dall'altra parte ci sarà questa cosa già iniziata poi non realizzata di allargamento quest'altra parte della strada per rendere più fluibile la zona che oggettivamente è un po' complicata anche per i pedoni stessi. Quindi questo finanziamento che già abbiamo concordato con l'area metropolitana che dobbiamo andare a si posizionare. Stessa cosa per quanto riguarda il problema del rifacimento della spiaggia, del costone, che devono essere riposizionate in base ad alcune cose che abbiamo concordato con l'area metropolitana. Diciamo che si deve andare nelle prossime settimane a riguardare sotto una luce diversa questa cosa. Ma d'altronde se prendiamo i due approvati degli anni scorsi, la situazione era la stessa. Quante volte noi abbiamo detto in consiglio comunale che in realtà queste luci erano diciamo, posizionate in maniera diciamo, anomala. Poi man mano si sono andate a sistemare man mano, cioè questo è il discorso che si deve andare a sistemare man mano un programma che realmente si può fare. Io diciamo, registro il fatto che questo diciamo, forse è inserito in altre cose, il fatto delle barriere architettoniche, perché per esempio è previsto sicuramente questo intervento su via Acquaviva, perché in realtà diciamo, è l'occasione di parlare con la sovrintendenza di farlo pensando alle pendenze previste per il porto di Endica, perché attualmente lo scivolo è stato un primo passo che non c'era niente, però oggettivamente non è pericoloso. Questo è pericoloso perché purtroppo se si è fatto una cosa per temporale, poi bisogna guardarla sotto un altro aspetto, per cui anche quella è una cosa che si deve essere rivista, perché non basta fare solo uscire, bisogna fare in modo che la gente non lo utilizza in maniera non pericolosa. Questo sono tutta una serie di cose che stiamo riguardando per riposizionare in una certa maniera, perciò oggi ci possono essere delle cose che non ci sono più, ma d'altronde ci sono state molte cose anche come voce prevista all'interno del piano quanto è andata quelle luci ed ereditate e poi si devono andare a riposizionare, questo è il discorso. Ma d'altronde come si faceva prima non è niente di trascendente. Vedo prima sarà quello che si va a riposizionare e poi quello che va fatto sul bilancio di previsione e con piano annuale triennale reale di quello che si va a fare. La parola al vice sindaco Lorenzo. Grazie, no, solo brevemente, siccome ho sentito parlare dei lavori pubblici, sono l'assessore dei lavori pubblici, mi è doveroso rispondere brevemente. Innanzitutto non sono assessore del gioco delle parti, ma sono assessore del gioco dei fatti, perché io non facevo parte della precedente amministrazione. Quindi non ho preparato io questo bilancio, non l'ho votato, ma sto preparando le modifiche al bilancio, perché moltissime voci di quelle che stanno dovranno servire solo per fare le altre fasi dei progetti. Sapete bene che i progetti preliminari o studi di fattibilità non si possono portare a gara, quindi bisogna ridurre queste, far partire le altre fasi di progetto per tutti i progetti che riterremo di portare avanti e poi si farà l'assestamento del bilancio. Prossimamente porteremo e chiariremo bene tutte le azioni, i progetti e le iniziative che si faranno a breve e nel medio e lungo termine. Grazie. La parola al consigliere Bozzotto.
la valutazione che si faceva, io il fatto di posizionare le voci mi pare evidente che cada fatto, lo fanno tutti i comuni del mondo e gli aggiornamenti al dubbio, la possibilità di cambiare ogni volta, purché sia 60 giorni in meno del bilancio, il piano delle opere pubbliche serve a questo. Io facevo il problema che tutto ciò che è sopra il milione e che non è oggetto di uno studio di fattibilità tecnica e economica, quindi non di un vecchio preliminare, uno studio di fattibilità tecnica e economica, non può essere inserito nel piano. Questa è la obiezione tecnica da cui non si sfugge, purtroppo è così. Poi, per quanto riguarda il resto, io me l'ho dato già troppo, io confermo che esiste un progetto di livello eseguito. C'è stata una determina numero 2248 del 2017 con cui veniva dato incarico e sono certo che pochi mesi prima delle elezioni il progetto è stato anche depositato. Comunque l'affidamento dell'incarico per fare l'ora ci sta, quindi non penso che l'ingegnere si stia tenendo l'incarico senza procedere, secondo me il progetto è arrivato. Magari abbiamo fatto una ricerca, ci interessa farlo. No, perché non vorrei che l'amministrazione non è che appalta due volte la stessa attività. L'ingegnere ci sta una materia che ha già incaricato, quindi il progetto esiste, anche di livello definitivo e esecutivo. Vi invito a parlare con il progettista incaricato che magari avrà la copia che nei atti dell'ufficio sarà svanita. Se fosse stata approvata, dicendo che ci siano gli atti di approvazione, non ci sono. Che l'approvazione non sia avvenuta nessuno, cioè, ma che non sia stato consegnato mi sembra improbabile. Cioè, a noi ci risulta c'è cioè, però esiste questo incarico ed esiste questa attività, quindi questo, per quanto riguarda il resto, io ho detto al di là delle valutazioni politiche, giustamente uno fa le valutazioni di bilancio perché è entrata una nuova amministrazione e vuole farlo, e mi rendo conto, non mi pare niente di incredibilmente strano, però credo che tecnicamente questo piano presenti qualcosa di anomalo, tanto che quando si approva il piano triennale poi successivamente ci sono un'altra colonna che dice il livello del progetto. Lo si fa apposta perché se non c'è il preliminare la prima analisi non lo puoi mettere. Invece qua ci sono 2 milioni su via gruppo, ci sono i 6 milioni e 2 di il porto, sono tutti sulla nuova 2019, senza lo studio di fattibilità del piano, non si deve fare. Questo dico. Credo che la delibera di giunta quindi non sia valida. O comunque sia debole, impugnabile. Valutare questa cosa per avere certo. Qualsiasi problema e a questo punto se non ci sono altri interventi il consigliere Federico. Grazie. Allora innanzitutto sono pienamente solidale con quanto dichiarato dal nostro capogruppo sugli argomenti toccati per dire ai lavori pubblici inseriti in questo gruppo, di cui rilevo in particolare soprattutto la superficialità delle informazioni stesse e non i dati importanti che sicuramente devono essere la base della presentazione di questi momenti. Comunque ne prendiamo atto che il voto sarà contrario a queste ipotesi di lavoro. Non so se già in questo la mancanza dell'acqua e la luce del Consiglio Comunale faccia parte a questo livello di piano di quindi perciò dobbiamo vedere se possiamo risolvere la luce. No, ci attrezzeremo per il prossimo consiglio. No, posto che stiamo diventando un comune plastic free, la plastica sarà vietata, così io borraccio per tutti. No, borraccio per tutti. Dalla prossima seduta borraccio per tutti. Con il secondo tavolo sottomarino che è ancora
sì, hai ragione, che non è non ha ancora terminato la sua attività e quindi credo si sia ancora in tempo per trattare il risarcimento che si deve chiedere a Premo, soprattutto per questo secondo impianto che non è a servizio di calcio ma ha risponde a esigenze servizio. Quindi la somma indicata, e non ricordo se è 70.000 o 90.000, quindi la metà tra i due. Quante? 80.000, io penso che ci siano ampi margini per poter nuovamente trattare e arrivare almeno a 500.000 somme queste che devono essere utilizzate per esigenze comunicate. Una delle quali di queste esigenze è quella della rottamazione del cosiddetto ristoratore, quello comunemente chiamato il cartaliere. Quindi potrebbe essere sicuramente un'occasione adatta, l'ultimo treno che passa per poter finanziare questa attività che sicuramente è costosa e a tempi tecnici abbastanza complessi, cioè la rottamazione del cartaliere. Siccome non ho trovato traccia nel documento, mi sono permesso di fare questa segnalazione e mi auguro che il sindaco voglia fare proprio questa osservazione ed avviare appunto la trattativa per l'eliminazione finalmente di questo obbrobrio che rovina Marina Grande, sappiamo con quale gravità, con quale incidenza. Quindi credo che questo possa essere sicuramente un ulteriore elemento da inserire. Grazie consigliere Federico, se non ci sono altri interventi, avendo preso atto della GUP, dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale alle ore 10:45. Grazie a tutti, buongiorno.